Benvenuti in questa aula virtuale del laboratorio aperto. Parliamo di economia circolare, modelli di business. Prendete posto, mettetevi comodi, tra qualche minuto cominciamo. Abbiamo qualche minuto di ritardo, aspettiamo un relatore che ha avuto un imprevisto. Nel frattempo, che aspettiamo che l'aula si popoli, possiamo cominciare a raccontarvi, racconto alcune cose di quest'aula virtuale per me avete cominciato a conoscere. Il laboratorio ha aperto un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Abbiamo due sedi fisiche a Ravenna, siamo al Museo Mar e al Museo Classis. Che cosa facciamo? Siamo una RTI guidata dalla Fondazione Brodolini con altri tre soggetti territoriali e ci occupiamo di animare questo spazio dedicato alla diffusione della cultura digitale. A Ravenna abbiamo la missione verticale del laboratorio di Ravenna, quella di guardare i musei come una leva per la valorizzazione turistica del territorio, e lo facciamo attraverso diversi ambiti, tra cui la formazione digitale dedicata a un pubblico adulto. Lavoriamo con i giovani e i giovanissimi delle scuole e ci occupiamo anche, grazie al rapporto con il Tecnopolo, guardiamo alle innovazioni della ricerca scientifica che possono essere applicate anche in materia di business. Oggi con noi abbiamo Davide Collini e Antonella Iacondini, che Antonella lavora con me all'interno di Fondazione Flaminia, si occupa più della parte di ricerca tecnologica nell'ambito del Tecnopolo. E Davide Collini e Emanuela Ciuffoli saranno con noi per raccontarci esperienze virtuose di quelle che sono modelli di business e innovazioni legati all'economia circolare. Hanno già alzato la mano delle persone, abbiamo già degli spettatori che fanno delle domande. Sono molto contenta di questa cosa. Webinar. Webinar sarà disponibile? Sì, vediamo solo te, Davide, che sta adesso. Dovreste vedere tutte le nostre facce. Lì dipende anche dall'impostazione di Zoom che ha il singolo utente, quindi consiglio di muovere il mouse. In alto si vedono dei quadratini. C'è scritto Speaker View oppure Gallery View. Se si clicca, si ha anche la visualizzazione di tutti i relatori assieme. Ok, allora io direi di cominciare a raccontare la prima parte di questo webinar, appunto dedicato a quando l'economia circolare assomiglia a Netflix, proprio modelli virtuosi, cominciando a parlare con Emanuela, che è esperta di progetti di definizione di nuovi modelli di business, innamorata proprio B2B. E anche strategie di comunicazione. Noi all'interno del laboratorio aperto abbiamo capito di quanto le strategie di comunicazione non possono essere slegate da quello che è il modello di business. Quindi hai due competenze che sono sempre più comuni e legate tra di loro e che tra l'altro ci hanno anche messo in comunicazione, perché ci racconterai anche il progetto che ci ha incuriosito e ha creato questo link. Come i modelli di business cambiano e possono essere applicati all'economia circolare. Questo diciamo che è un po' la domanda guida che ti pare per iniziare questo webinar. So che hai preparato delle slide che ci racconterai nel dettaglio. Io innanzitutto saluto tutti coloro che hanno avuto voglia in tardo pomeriggio di dedicarci un po' di tempo e di seguirci, e parto da qui perché io sono qui. Sono qui perché amo correre e mi occupo di branding e comunicazione. Ho fatto un post su LinkedIn dedicato a questo progetto e da lì ho conosciuto Elisa Antonella. Perché è interessante questo progetto? Beh, è l'ennesima scarpa da running realizzata con materiali completamente riciclabili, che però porta una grande novità. Porta, Cyclone, che novità porta? Proprio il modello di business.
Adidas ha fatto, è da tempo che lavora sui materiali di recupero, ha fatto una scarpa molto simile, però ha sempre mantenuto il classico modello di business, cioè io creo il prodotto e lo vendo. Quindi chi acquista il prodotto poi se lo usa, decide quanto usarlo, decide quando buttarlo, eccetera. Cyclone cosa decide di fare? Decide che questa scarpa da running non sarà mai tua. Ecco che entriamo subito nel discorso di come comunicare anche un progetto innovativo. Perché non sarà mai tua? Perché tu non la compri, tu fai un abbonamento con Cyclone. Ecco qui la differenza rispetto ai modelli di business classici. Quindi cosa succede? Succede che tu fai un abbonamento mensile con Cyclone valore di circa 31 euro, perché il progetto è stato lanciato, Cyclone è Svizzera, ha lanciato quindi in franchi svizzeri. Se fai questo abbonamento, quando consumi la scarpa e arrivi a circa 600 km di corsa o di utilizzo, gliela rispedisci indietro e te ne mandano un paio nuovo. Si occupa chiaramente l'azienda di tutto lo smaltimento e anche di recuperare i materiali per altri prodotti. Quindi la cosa molto interessante è di pensare di usare il modello Netflix, che è il modello che è sempre più diffuso, che è quello dell'abbonamento, per un prodotto di consumo come appunto una scarpa da running in questo caso. Ecco perché nel titolo abbiamo messo insieme Netflix e queste scarpe, anche perché proprio per spiegare il progetto, vedete che è una scarpa fatta con semi di ricino. E ci raccontano appunto che hanno rivoluzionato il mondo del running non tanto per le prestazioni della scarpa, ma proprio per il modo in cui tu la puoi acquisire, cioè non possedendola, ma utilizzandola. Quindi qui apre questo progetto la nostra riflessione su quali possono essere i modelli di business che si legano all'economia circolare. Perché è chiaro che se l'economia circolare porta innovazione dal punto di vista dei materiali, dei processi, dello smaltimento, lo può portare anche dal punto di vista di come guadagno grazie all'economia circolare. Perché qui chiaramente il tipo di rapporto che l'azienda ha con l'utente che farà il suo abbonamento è un tipo di rapporto molto più continuativo rispetto al semplice acquisto di un paio di scarpe. Quindi l'azienda perché punta su questo progetto? Innanzitutto perché proponendolo con un modello di business diverso è immediatamente notiziabile. Quindi per me che mi occupo di comunicazione, cosa hanno indovinato? Il modo in cui far parlare di sé. Perché è un'azienda, un brand non tanto forte come Adidas, non tanto forte come Nike, ma è finito non solo su tutte le riviste di settore per quello che riguarda il running, ma anche in generale sulle riviste che si occupano online e offline, che si occupano di economia circolare. Quindi è riuscita a fare quello che tecnicamente nel mio settore si chiama brand awareness, quindi consapevolezza e conoscenza del brand attraverso un processo di economia circolare. In più, stabilisce un nuovo rapporto con i suoi utenti, che quindi non sono più semplici consumatori, ma diventano partner. Perché? Perché questo rapporto dura nel tempo. Ecco quindi che noi sentiamo sempre più spesso parlare di subscription economy, cioè un'economia basata sugli abbonamenti. Pensiamo non solo, va bene, a Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, eccetera, ma anche per altri servizi. Non so se conoscete Lucchiero, qui esco dal discorso economia circolare, però tu fai un abbonamento e ogni mese ricevi in uno scatolone tot abiti scelti da degli stylist apposta per te. Fino a un po' di tempo fa era impensabile che nel mondo del fashion e dell'abbigliamento qualcuno acquistasse qualcosa in abbonamento. Invece lì è il servizio, chiaramente, di avere uno stylist a basso prezzo che mi interessa. Per cui la diffusione di modelli di business alternativi è quello da cui abbiamo deciso di partire. Io avevo preparato dei materiali e andrò velocemente a quello che ci interessa, perché voglio poi poter chiacchierare anche con gli altri relatori. Vedete che proprio nel sito di Cyclone, per spiegare il modello di business, ci dicono è un pagamento mensile automatico un po' come Netflix. Quindi utilizzano proprio la nostra abitudine a conoscere certi tipi di abbonamenti e di modelli di business per proporre il loro. E andrei direttamente a che cos'è un modello di business, perché magari stiamo dando per scontato che si sappia o che siano analizzati rispetto all'economia circolare. Quindi magari lo chiedo anche a
a voi, così trasformiamo un po' in dialogo questa, in tavola rotonda, questo incontro. Se arrivasse un alieno e gli dovessimo spiegare cos'è un modello di business, cosa gli potremmo dire, secondo voi? Lo chiedo anche a chi ci sta ascoltando se ha voglia di scriverlo in chat, così magari alla fine del webinar, se c'è un po' di spazio, diamo un'occhiata, che sarebbe un esperimento interessante. Qualcuno dei miei correlatori ha voglia di darmi supporto, a parte che chiaramente c'è la slide che lo spiega. Sì, guarda, la tua definizione mi sembra molto, molto completa. Forse se parliamo di economia circolare, aggiungerei da qualche parte in questa definizione la parola valori dell'azienda. Cioè, dovendo parlare anche di bilancio di sostenibilità, per esempio per le società benefit, adesso B-Plus l'abbiamo, è stata costituita come società benefit, ma in generale nei modelli di business che si stanno in qualche modo affermando in ottica di un'economia sostenibile, di modello circolare di business, insomma, la parola valore la inserirei, ecco, non solo quindi estendendo alla definizione di prodotto, metterei valore in cui c'è non solo il prodotto, ma ci sono le competenze, ci sono i servizi, insomma, allargare quella definizione lì. Per il resto mi pare ci sia tutto ben, sì, ben completo. Colgo infatti i tuoi suggerimenti. Una parola che di solito viene sempre nei manuali, viene sempre citata, è il vantaggio competitivo che ha un'azienda rispetto ai tuoi competitor. Che cosa, in che modo tu riesci a creare un prodotto, un servizio, a monetizzare quella che è la tua differenza rispetto ai tuoi competitor nella tua azienda. Quindi il tuo prodotto è differente da quello di un tuo possibile competitor per determinate caratteristiche. Quello sia un fatto anche di posizionamento e differenziazione. Vi voglio fare un esempio che attiene a un altro mondo, ma che secondo me è molto conosciuto. Avete presente la piattaforma dottori.it, che è un aggregatore, un marketplace in pratica per dottori. Loro avevano iniziato con un modello di business che prevedeva di prendere una fee sulle visite che i medici facevano attraverso chiaramente la prenotazione sulla piattaforma. Quel tipo di modello di business, quindi marginalizzare attraverso il fee sulla visita, non aveva minimamente funzionato. Perché? Perché il medico la prima visita magari la faceva e pagava il fee, poi per le altre visite quello stesso utente lo faceva passare direttamente attraverso la sua receptionist e non tramite la piattaforma. Quindi si sono accorti di dover cambiare il modello di business e di dover mettere un fee d'ingresso che portasse a popolare maggiormente la piattaforma e a togliere alcune delle resistenze e obiezioni che avevano poi i medici a utilizzare la piattaforma, perché è chiaro che se non ci sono medici quella piattaforma non ha senso di esistere, perché gli utenti non trovano quello che gli serve. Quindi a volte scegliere un modello di business sbagliato o una dimensione del modello di business, cioè come facciamo funzionare i nostri processi per far sì di arrivare a rendere sostenibile in tutti i sensi, chiaramente, il progetto è molto importante, e questo credo che sia molto importante ad esempio per le startup, che soprattutto all'inizio, quando si lanciano, hanno tanto investimento da fare, se magari sbagliano anche il modello di business, potrebbero rischiare di non funzionare. Quindi uno degli aspetti per cui trovavo interessante questo argomento da condividere oggi è assolutamente questo. Colgo tutti gli spunti di Davide, sono correttissimi, il termine valore e valori è assolutamente sia il valore prodotto per tutti gli stakeholder che i brand values, quindi tutti i valori aziendali e la loro, il loro allineamento al modello di business sono fondamentali. Se vogliamo ragionare per vedere un po' di esempi proprio di economia circolare, diversi modelli di business, cosa avevo pensato? Di fare un piccolo excursus, cioè se consideriamo questo schema che ci racconta un po' quello che potrebbe essere un processo di economia circolare, molti progetti, adesso io lo vedo anche con i miei clienti che magari non hanno mai particolarmente fatto attenzione alla sostenibilità, spinti da diversi tipi di esigenze, anche spinti dalle stesse richieste del mercato, iniziano a ragionarci. Di solito
si parte da una revisione o dei materiali utilizzati o dei processi per produrre quei materiali. Quindi spesso l'economia circolare entra nel modello di business in quello che riguarda la configurazione del prodotto, la creazione del prodotto. Quindi buona parte, se guardiamo le percentuali dei progetti, scusate, di sostenibilità, incidono su questa dimensione. Poi è chiaro che possono assolutamente invece riguardare l'essere capace di fornire delle soluzioni. Quindi molti brand, molte aziende che si occupano di economia circolare, cosa fanno? Forniscono soluzioni e dopo credo che assolutamente ne parleremo con i miei correlatori. Quindi questo è un altro aspetto che va a incidere sul tipo di modello di business che possiamo andare a creare. E poi scenderò nel dettaglio chiaramente di quali sono. Un esempio, questo è non so se riconoscete, la Brenta è un'azienda famosissima veneta che da tantissimo tempo fa tappi in partnership con Mixcycling. Loro, ad esempio, cosa fanno? Il produttore di vino ha degli scarti, visto che dopo parleremo anche di questo, prendono questi scarti, utilizzano gli scarti per fare i tappi per le bottiglie di vino. Quindi riportano, tra l'altro, nel ciclo del packaging di quello stesso produttore, magari una parte di packaging realizzata. Prodotto. Quindi un caso interessante in cui si fornisce sia un servizio che è sviluppo e ricerca rispetto allo scarto, che un prodotto, perché io poi ti fornisco il tappo realizzato con un tuo scarto. Quindi un processo interessante che apre anche a delle possibilità. Io penso sempre, essendo più spostata sulla comunicazione, penso sempre a quanto può essere forte a livello di comunicazione per un'azienda poter dire: con il packaging, non so, della crema che stai usando per il tuo viso è realizzato con gli scarti, magari, dell'aloe che trovi dentro la crema. A livello di notiziabilità e comunicazione, chiaramente è una cosa che può assolutamente essere forte, perché io sono molto vicina agli uffici marketing e il problema è sempre come ci differenziamo, cosa possiamo comunicare in un mercato in cui siamo quasi tutti spesso pari a livello di prodotto. Qual è il nostro point of difference? Come ci differenziamo? E a volte questi tipi di progetto aiutano a creare contenuti di notiziabilità. Chiaramente poi ci sono anche semplicemente i facilitatori, quindi aziende che all'interno di processi di economia circolare facilitano le operazioni durante le varie fasi. Non mi soffermo perché i miei correlatori lo sanno molto meglio, mi interessava solo approfondire con voi quelli che possono essere degli esempi di modelli di business diversi. Quindi il classico, vi ho portato il caso di Plumo perché secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, è creare, loro prendono le piume dei polli, in pratica tutti i resti che vengono dall'industria del pollame, che è un'industria in grandissima espansione perché le persone mangiano sempre più pollo. E li trasformano in un isolante che si può usare per spedire cibo e altri beni e prodotti. Quindi loro è il modello di business classico. Prendo un materiale, lo trasformo, creo un prodotto, quindi come faccio utili? Semplicemente avendo un margine sul prodotto che vendo. Quindi modello di business proprio classico della produzione. Un secondo modello di business, l'abbiamo visto prima, può essere quello dell'abbonamento. Quindi io non ti vendo il prodotto, ma ti vendo un abbonamento. E stiamo vedendo che sempre più spesso, soprattutto nell'abbigliamento per i bambini, nascono piattaforme di abbonamento per abbigliamento e scarpe per i bambini. Perché? Perché in quel caso chiaramente c'è un ciclo di vita molto più corto, per quello che riguarda l'utilizzo del capo, e quindi i genitori sono disposti, ad esempio, a fare un abbonamento per seguire l'evoluzione e il crescere del figlio, potendo avere sempre abiti e calzature del numero e della taglia giusta. Terza tipologia di modello di business, questa chiaramente diffusissima, sono i marketplace, ad esempio Too Good To Go. O i broker, come guadagnano questi marketplace? Guadagnano chiaramente prendendo un fee, una percentuale su quello che accade a livello di vendite sulla loro piattaforma. È un modello Booking, è il modello ormai a cui siamo super Amazon anche chiaramente. I marketplace sono degli aggregatori di offerta che
Chiaramente noi nel momento in cui vogliamo stare sugli aggregatori possiamo, dipende dal tipo chiaramente di modello di business, o pagare un fee e una piccola percentuale sul venduto, o non pagare nessun fee e pagare la percentuale sul venduto. C'è un caso interessante che è un caso della Gran Bretagna, in cui in pratica Globchain come funziona? Funziona così: io ad esempio sono un albergo e devo smaltire del vecchio arredamento, oppure sono una mega company che decide di fare il restyling degli uffici e ho bisogno di smaltire. Chiaramente lo smaltimento è un costo per le aziende, soprattutto lo smaltimento di alcuni prodotti. Quindi su Globchain io posso mettere a disposizione quello che devo smaltire, anche questo è un marketplace che, su cui le, i soggetti che sono interessati a prendere i prodotti che sarebbero stati smaltiti per riutilizzarli e quindi per allungare il ciclo di vita possono andare chiaramente a prenotarli e ordinarli. Quindi qui è un altro caso di marketplace che funziona attraverso un fee che paga l'azienda che mette a disposizione i beni di cui si deve liberare, perché chiaramente si libera del costo dello smaltimento. Quindi modello di business anche qui piuttosto interessante. Altro modello di business, il modello di business che mescola le modalità cosiddette freemium, cioè io ti do qualcosa gratis, con la vendita. Non so se avete mai sentito parlare di iFixit. Qualcuno, ve lo faccio vedere perché secondo me è un progetto molto interessante. Come funziona iFixit? Voi sapete che l'obsolescenza programmata è una delle grandi questioni della tecnologia e del contemporaneo. Su iFixit hanno in pratica aggregato gratuitamente tantissimi manuali per riparare gli oggetti. Quindi va a coprire innanzitutto un mercato che è quasi scomparso, perché il mercato dei piccoli artigiani che facevano in romagnolo, io sono romagnola, i picciarelli, cioè i piccoli lavoretti, sono per lo più scomparsi, ne sono rimasti sempre meno. E quindi le persone spesso cercano tutorial, cercano il modo di sistemarsi l'oggetto da soli. Andando su iFixit io trovo una quantità altissima di manuali scritti dagli stessi utenti, quindi c'è chiaramente anche un discorso di user generated content, sono gli utenti che generano anche i contenuti, quindi c'è una parte freemium, io posso, vedete qua sono listati, accedere a quasi 71.000 manuali gratuiti. Come guadagna iFixit? O vendendo i prodotti che servono per poter eseguire questi picciarelli, questi lavoretti, oppure vendendo parti dei ricambi dei prodotti che devo andare a sistemare. Quindi qui abbiamo un modello di business, ad esempio, ibrido, che mi mette insieme il discorso del freemium. Chi di voi utilizza piattaforme online ci sarà capitato sopra. Spesso abbiamo piattaforme che per l'utilizzo hanno una parte free con alcune delle funzionalità e poi se voglio la versione pro piuttosto che la versione business devo pagare. In questo caso rimane la parte, il concetto del freemium, io ti do contenuti, quindi genero valore, per tornare a quello che diceva Davide prima, dandoti le informazioni che ti servono, genero margini e utili vendendoti quello che poi ti può servire per usare i manuali. Quindi un modello di business ibrido molto interessante. L'ultimo modello di business, chiaramente non voglio essere esaustiva perché non voglio prendermi tutto il tempo che c'è, però questi secondo me potevano essere degli elementi di riflessione, sono tutti modelli di business cosiddetti as a service, che nel mondo digitale sono diffusissimi, cioè io non ti vendo, nel mondo dei software ad esempio sono molto diffusi, scusate, non ti vendo più il prodotto, ti vendo il suo accesso, oppure ti vendo il suo utilizzo. Quindi qui uno degli esempi che viene sempre citato è il caso di Philips, che ha fatto ad esempio un progetto bellissimo con l'aeroporto di Schiphol in Olanda, per cui loro non ti vendono più le luci, i cavi per farti il tuo impianto di illuminazione, ma ti vendono il servizio. Quindi sono loro a occuparsi del montaggio, dell'installazione, della manutenzione e dell'aggiornamento. Tu hai un abbonamento in questo caso che dura 5 anni, alla fine come una volta erano i leasing, erano cose che conoscevamo per altri settori come le macchine, quindi non hai più
il costo iniziale di un impianto, perché il costo di partenza è più basso, io come azienda ti leggo a me e in più chiaramente ti mantengo un'efficienza attraverso i miei manutentori che ti porteranno poi molto probabilmente a confermare il tuo accordo con me. Quindi molto interessante, perché nel momento in cui il produttore di un prodotto, Philips, lampadine, eccetera, eccetera, vende il servizio collegato a quel prodotto, cambia completamente il modello di business, anche perché utilizza in modo diverso le sue risorse. I manutentori, i tecnici, spesso per alcune aziende sono sottoutilizzati. In questo caso invece diventano importantissimi, perché? Perché consentono a questo circolo di continuare assolutamente a funzionare. E questo modello, il Product Service System, quindi il fatto che il prodotto e servizio siano insieme, messi a sistema e vengano proposti in un modo diverso, sicuramente una delle chiavi di lettura più interessante per i modelli di business connessi all'economia circolare. Chiudo solo con un altro esempio che è interessante perché viene sempre dal mondo fashion. Fashion in verità è stato in grandissimo ritardo sul discorso sostenibilità e spesso lo usa solo per far parlare di sé. H&M, che fa le campagne sulla sostenibilità, è una specie di bestemmia, perché il fast fashion è tutto meno che sostenibile. Chiaramente fanno la mini collezione fatta col cotone organico, eccetera, eccetera. Questo è un progetto diverso, Mad Jeans, perché loro hanno proprio ragionato su tutto il processo di circolarità e hanno cercato di portare sostenibilità in tutto il processo. Infatti, vedete, i loro jeans sono realizzati con un certo tipo di cotone che ha determinate certificazioni, ma la cosa interessante è che loro stessi ricevono vecchi jeans degli utenti per riciclare il materiale. Se l'utente porta indietro dei jeans usati di MAD, ottiene uno sconto, quindi l'utente è motivato a riportare il jeans e a rimettere quindi in circolo il prodotto. Posso affittare i jeans, quindi io non me li compro, me li prendo in leasing, in pratica li uso per 3-4 mesi quando mi interessa, quando il modello non mi interessa più lo riporto da MAD. Perché? Perché MAD ha costituito anche un sistema di vendita dei prodotti usati e hanno anche un servizio di riparazione. Quindi hanno cercato veramente di essere una specie di idealizzazione del processo perfetto legato alla circolarità. Quindi capiamo che un'azienda che produce e distribuisce jeans in verità diventa anche service provider, perché fanno le riparazioni, diventa anche mercato dell'usato, recupera i materiali, quindi cambia anche la propria supply chain e quindi cerca di unire più modelli di business per rispondere alla creazione di valore, che era appunto quello che diceva Davide. Io da qui mi taccio perché mi sono presa già un sacco di tempo, spero di avervi dato un po' di spunti per capire come si può creare utile in modo diverso, rimanendo sempre in un discorso di economia circolare, ma sono sicura che i miei correlatori ci sapranno spiegare ancora meglio. Io sono tutto orecchie, ragazzi. Grazie, grazie Emanuela di questa la condivisione. Rassegna sui modelli di business, che dietro a un modello di business c'è sicuramente anche un modello diverso di relazione tra l'azienda che produce, il cliente e il consumatore. Molto interessante questa tua rassegna che ci hai fatto, partendo da quello più classico arrivando a questi ultimi, che hanno un mix modelli ibridi in cui le stesse aziende vanno a cercare di intercettare i bisogni del proprio cliente, dando risposte a quelle che sono le nuove necessità e i nuovi valori a cui i clienti guardano nella loro scelta dei prodotti. Ivana Brancaleone in chat appunto ci segnala di quanto l'innovazione in ambito ambientale è un valore sempre più importante per i consumatori, cioè proprio l'impatto ambientale di quello che il prodotto o il servizio che vado a comprare ha nella società sta diventando sempre di più un aspetto che i consumatori vanno a guardare nella loro scelta di investimento. Io lascio la parola a Antonella Iacondini, che introduce i nostri
relatori tecnici e scientifici. Diamo il benvenuto a Cristian Torri, che ha avuto qualche inconveniente e ci ha raggiunto in aula già aperta. Antonella, racconta, introducici i nostri relatori e i nostri progetti di ricerca industriale. Non sentiamo io almeno non sento Antonella. Non ti risentiamo. Scusatemi, ecco, buonasera a tutti. Sono Antonella Iacondini, lavoro per il Tecnopolo di Ravenna, per CIFLA, che è gestore del Tecnopolo di Ravenna. Il Tecnopolo di Ravenna è il portale che si occupa sul territorio ravennate di creare connessioni tra il mondo della ricerca, nel mondo della ricerca industriale, cioè tra chi fa ricerca industriale come professione e le imprese che ne hanno bisogno e ne fanno business. Abbiamo qui un caso bellissimo, secondo me il più bel caso che abbiamo sul territorio proprio di un percorso virtuoso in questo senso, che è il progetto B+. E vi presento i relatori, che sono Cristian Torri del Dipartimento CHAM-CHAN dell'Università di Bologna, che lavora presso la sede di Ravenna. È laureato in scienze ambientali e lavora presso il campus di Ravenna, in particolare su processi di scale-up rapido e sviluppo di prototipi. Scusate se ho sentito qualcosa. Christian è, diciamo, l'ideatore di questo che l'ha portata avanti a livello di ricerca industriale, e poi ha incontrato sulla sua strada Davide Collini, che è l'impresa in questo caso, che è il capo della ricerca del gruppo Acuseptance, e che insieme a Cristian Torri ha deciso di far diventare questo processo bellissimo di produzione di fango, di produzione di bioplastico dai fanghi di recupero, di farlo diventare un business. Non parlo più tanto perché voglio che parlino loro, che ci raccontino, che comincio a parlare con Christian, che è quello, diciamo, che ha iniziato questo processo, chiedendogli soprattutto di raccontarci molto brevemente che cosa fa B+, e soprattutto di raccontarci com'è nato, come è riuscito diciamo, a portare avanti questo studio fino a farlo diventare un processo che potesse diventare un processo industriale. Quindi di raccontarci un po' la storia di questo processo che sta andando avanti così, così bene. Grazie mille dell'opportunità. Scusate, anche sono in ritardo, stavo muovendo in maniera sostenibile, questo mi ha un po' troppo sostenibile. E, in buona sostanza, B+, io adesso lo presenterò soprattutto dal punto di vista di quello che è avvenuto prima. Brevissimamente la tecnologia, non starò a dilungarmi proprio perché anche ho interpretato rispetto alla bellissima presentazione iniziale, un po' la logica è quella di considerare proprio il modello di business come black box, indipendentemente poi dai dettagli tecnologici che lo compongono. È un processo dal punto di vista tecnico molto semplice, nel senso che siamo partiti da due problemi, che erano essenzialmente il fatto che c'è bisogno di plastiche biodegradabili relativamente economiche, quindi qualcosa che possa sostituire le plastiche fossili, ma anche in applicazioni dove il costo è importante o nei paesi poveri. Questa è una cosa a cui io tengo tantissimo e che segnalo in tutte le presentazioni, questo aspetto che si parla tanto di plastiche biodegradabili, si parla tanto appunto, e di solito il modello è sempre quello di, giustamente, comprensibile, quello di aumentarne il valore, no? Andare con un prodotto che il consumatore debba comprare perché è più green, perché è meglio e perché così si sente meglio, no?
così in un certo senso noi consumatori del primo mondo ci laviamo la coscienza, quindi dopo aver rilasciato plastiche, polipropilene, polietilene per 50 anni sostituiamo una capsula di caffè e siamo più contenti, senza considerare, insomma. E il problema è che gran parte di queste plastiche vengono prodotte in paesi dove non è proponibile questa sostituzione, perché anche solo la sostituzione del packaging con qualcosa che costa il doppio o il triplo non è semplicemente fattibile. E questa è stata un po' la spinta ideale che ci ha spinto a interessarci di plastiche, che non era il nostro ambito prevalente. Il nostro ambito prevalente era a me e al mio gruppo, a chi diciamo mi ha insegnato prima di me, era soprattutto sui rifiuti, sul fatto di poter tirar fuori del materiale. Le prime esperienze furono appunto col CIRI, CIRI Energia Ambiente, quando si chiamava CIRI Energia Ambiente, soprattutto nell'ottica di tirar fuori energia. Poi pian piano ci siamo rivolti ai materiali, perché nell'ottica un po' di una generazione di valore a cascata, cioè un materiale che poi andava solo in ultima istanza a essere prodotta, a essere trasformato in energia, e le bioplastiche sono state sono nate essenzialmente dagli interessi scientifici. Il fatto di mettere assieme bioplastiche e rifiuti, in particolare questi fanghi di depurazione, che invece meno noto, sono un problema soprattutto recente per motivi normativi, per il fatto che fortunatamente la depurazione sta migliorando, quindi tantissime aziende ne producono di più, e questo significa che sporchiamo meno acqua, che generiamo meno acqua sporca, ha portato essenzialmente a un'idea dove nel concreto andiamo essenzialmente a convertire un materiale che è acqua con una piccola quantità di sostanza organica in bioplastica, riducendo la produzione di rifiuti. Cioè è essenzialmente una combinazione qui molto semplice di tecnologie tendenzialmente esistenti, che però nel progetto B+ Demo, che è finanziato dall'AIT Climate Kick, è stato finanziato in conclusione del 2021, ha voluto dimostrare un aspetto realizzativo della tecnologia, ovvero abbiamo un po' buttato il cuore oltre l'ostacolo. Mi ricordo quando appunto il progetto fu scritto, che sembrava praticamente abbiamo alzato molto i cosiddetti TRL, cioè ci siamo un po'... abbiamo avuto fiducia che tutto sommato se con i soldi ce l'avremmo fatta, e devo dire che alla fine tutto sommato è andata bene, nel senso che effettivamente con le risorse necessarie e soprattutto anche con lo sprone di questo tipo di progetto, che chiedeva proprio un'applicazione, chiedeva di vedere, chiedeva di fare l'impianto, farlo andare e in ultima battuta anche di realizzare un'iniziativa commerciale, ci ha portato essenzialmente a pensarlo proprio come un qualcosa che avrebbe dovuto prima o poi industrializzarsi. Uno degli aspetti, molto brevemente, secondo me, che mi ha insegnato soprattutto il progetto B+ Demo, è stato che dopo tanti progetti di ricerca che avevo fatto per le aziende, da solo, col mio gruppo, comunque diciamo coordinati o meno a seconda del momento della mia carriera, quello che è stato l'elemento rilevante è stato quello di fidarsi molto delle idee e cercare comunque di essere autonomi dal punto di vista della proposta di queste idee, cioè della serie, non aspettare la grande azienda che doveva adottare la tecnologia, bensì comunque credere nel pacchetto così come proposto. Il paradosso, infatti, poi dopo spiegherà meglio Davide, però è proprio anche lo spirito di B+ in questo senso. Cioè la scommessa di Accepta non è stata quella di includere la tecnologia B+ dentro quello che sapeva fare, perché appunto spesso le aziende molto molto mature tendono a far bene e a lavorare in ambiti che conoscono molto bene, quindi magari inizialmente tecnologie non mature sono non remunerative, bensì quella di andare a creare, a mettere un seme, di andare a iniziare una realtà tendenzialmente autonoma che si muove con lo spirito della startup. Questo vuol dire non buttare via le competenze che nel nostro territorio ci sono, gran parte anche del successo che abbiamo avuto nel progetto è stato che noi abbiamo creato una supply chain nel corso del progetto, ovvero il principale elemento che abbiamo imparato è stato come realizzare. Potevamo benissimo pagare una società di ingegneria
che probabilmente ci sarebbe costata meno delle persone che hanno lavorato al progetto, perché sapevano già fare quel lavoro, ma non avrebbero imparato niente. Invece abbiamo creato un gruppo, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto cose giuste, cose sbagliate, ma così abbiamo fatto un primo nucleo di un'azienda virtuale. E questa cosa poi, nel momento in cui ci siamo trovati a fare un'azienda reale, è diventata, almeno parzialmente, seppur migliorata dall'esperienza che è migliorabile in futuro, è diventato appunto qualcosa di già funzionante. E questo è stato un elemento importante, cioè fare, anche se è molto più oneroso, cercare di fare, quindi qualcosa non basato tanto su le competenze cosiddette e basta, cioè su quello che si è fatto, sul passato, sulla strumentazione, no? Tante volte succede appunto nei progetti che si esibiscono semplicemente le strumentazioni che si hanno fatto, ma soprattutto su quello che si può fare, non su quello che si è già fatto in passato. E questa cosa per ora, e sono molto ottimista sinceramente, anche indipendentemente dal fatto che il futuro è sempre incerto, e cioè, ha dato comunque i suoi frutti. Quindi Cristian, ti faccio una domanda, da come ne hai parlato mi sembra di capire che anche la tipologia del finanziamento che avete trovato vi ha orientati a comportarvi in una certa maniera, anche forse a uscire un po' dalle vostre abitudini, diciamo, dalla vostra comfort zone più accademica. Sì, essenzialmente... Il tipo di progetto che sì, forzava le stesse cose, che abbiamo... erano tipici. Sì, le stesse cose che abbiamo maledetto nel primo anno del progetto, c'è stato un po' un maestro severo, diciamo, la Climate Kick, in questo senso, anche molto più difficile rispetto ad altre, dovendo rispondere ai requisiti, a obiettivi misurabili, sicuramente di certo, insomma, ha comportato problemi, inizialmente, ma poi ci ha superato. Tra l'altro avete preso due finanziamenti, uno diciamo conseguente all'altro della Climate Kick, no? Sì, abbiamo preso prima, in realtà abbiamo fatto tutto il percorso Climate Kick, nel senso che abbiamo essenzialmente vinto prima dei progetti Pioneer into Practice e varie, diciamo, progetti che miravano a scalare la tecnologia e altri progetti. Complessivamente è stato poi una progressione geometrica, nel senso che poi il progetto di Plus Demo era di un valore 5-6 volte superiore a tutti i precedenti, però sì, è stata anche proprio la modalità, cioè di prima finanziare leggermente l'idea, poi all'inizio possono bastare 30-40 mila euro se sono dati, diciamo, bene, assolutamente. Quindi il tipo di finanziamento che dà Climate Kick è un vero accompagnamento. Esatto, sì, questa è la cosa probabilmente più bella di quel tipo, che non c'è semplicemente il finanziamento di un progetto, ma c'è anche un accompagnamento. Benissimo. Io volevo chiedere una cosa che che non mi era chiarissima. Allora, voi avete ideato questo... Il Rambo qua, Rambo. Questo impianto che poi è stato adottato per l'impresa, è stato realizzato. In quale passaggio c'è stato il match imprenditoriale e come vi siete incontrati con Aspectus Davide? Per me è la domanda, immagino. Non lo so, vabbè, provo io ad attaccarmi. Allora, intanto è stato, direi, casuale o quasi casuale la cosa. Acceptance, intanto ti ringrazio per averlo pronunciato decentemente, perché mi rendo conto che sia un nome impronunciabile. No, dicevo, è stato abbastanza casuale perché... nonostante l'Acceptance Group sia nella sua sede di Lugo e il progetto fosse portato avanti dal team di lavoro di Cristian Torri a Scienze Ambientali a Ravenna, in realtà, insomma, non è automatico che ci sia la connessione tra accademia e impresa, no? Io l'ho scoperto frequentando la Business School a Bologna e da lì è nato il contatto. Devo dire che inizialmente la mia prima reazione è stata di sorpresa e di piacevole stupore, perché
non mi aspettavo onestamente di trovare un progetto con un'ambizione industriale così, con una vocazione industriale così spinta a scienze ambientali a Ravenna. E invece, insomma, ho trovato un team di lavoro molto competente, molto multidisciplinare e molto più orientato all'applicazione industriale invece di tanti altri progetti in facoltà magari più scontate da questo punto di vista, come potrebbe essere, non so, ingegneria o la stessa chimica industriale. Io sono un chimico industriale per formazione. Quindi, diciamo, è nato un pochino dal caso e dal networking, no? A riprova del valore delle relazioni anche nell'era contemporanea. Dunque io non ho una presentazione, quindi sono un lazzarone, lo ammetto. Io volevo fare alcuni appunti, ho preso appunti come di solito faccio e ci sono stati un sacco di spunti di cui mi piacerebbe parlare, non so se riesco a tirare un filo conduttore unico, ma allora, come è nata questa cosa? Il B-Plus è nata come, appunto, come un progetto di ricerca accademico che ha ottenuto un fondo, un finanziamento europeo, e su questo è gestito uno sviluppo fino a un TRL, che è una scala ormai che misura l'avanzamento di un processo di innovazione riconosciuta a livello internazionale, si chiama Technology Readiness Level, l'ha citato prima Christian Torri, a uno stadio attorno al 3 o 4 o 5, diciamo, cioè di prototipo in scala, diciamo, pre-industriale, no? Il prototipo attualmente è in funzione presso lo stabilimento di Caviro Extra di Faenza, coinvolto tra l'altro nel partner coinvolto all'interno del progetto KIC. Acceptance arriva dopo, in realtà, non partecipa al progetto KIC, arriva proprio nell'ottica invece di accompagnare la transizione di questa bella idea, di questo bel progetto, e adottarla nel suo sviluppo post-accademico. Perché l'Accademia, nel suo proposito di modello di business, non ha quello di costruire impianti. L'Accademia, come sua vocazione, ha quella di far crescere le competenze e accompagnare i progetti di ricerca e le competenze sviluppate, il know-how sviluppato al proprio interno, verso, come dire, una soglia entro cui verso un limite al quale è il privato, no? Il mercato che deve intervenire. E qui è arrivata Acceptance, quindi l'obiettivo di Acceptance, che è un'azienda matura, consolidata, storica del territorio, che fa profitti, è leader nella sua nicchia di mercato, ha fatto un passo che a sua volta mi ha stupito, nel senso che noi a nostra volta abbiamo compiuto una prima, no? Cioè quella di immaginare di uscire dalla nostra comfort zone e costruire e provare a costruire una startup innovativa adottando una tecnologia che non è nostra, non ci appartiene, ma che ci interessa, in cui vediamo del potenziale, in cui possiamo integrare le tecnologie che noi produciamo, ma solo a complemento, e quindi creare nuovo business, ok? E da qui nasce anche l'esercizio che poi stiamo ancora cercando di mettere insieme, di elaborare modelli di business non scontati. Adesso ovviamente i nostri modelli di business non potranno essere quelli del mondo fashion, noi non vediamo prodotti di consumo, venderemo impianti, però di fianco al modello più, diciamo, scontato che uno si immagina, cioè vendere l'impianto e basta, abbiamo tutta una serie di altre idee, per esempio quello che nel mondo dei prodotti di consumo si chiama product as a service, citato prima Emanuela. Nel mondo, diciamo, industrial potrebbe essere più facilmente compreso come noleggio operativo, cioè l'impianto non lo vendi,
ma lo conferisci al tuo cliente, il quale ti paga una tariffa al materiale trattato. No? Noi il D-Plus tratterà fanghi, trasformerà fanghi industriali, fanghi reflui in bioplastiche, la semplifico molto, e quindi invece di farci pagare, non so, 2 milioni di euro l'impianto, diamo l'impianto e ci facciamo pagare 100 euro al metro cubo di fango trattato. Okay? Poi, senza entrare troppo nel dettaglio, ci sono tanti altri dettagli, varianti. L'ultimo spunto, poi lascio la parola. Io trovo che la cosa che sinceramente mi inorgoglisce di più in tutti i sensi è stata quella, in questa esperienza, nell'esperienza vissuta finora, che non è ancora un business, okay? Questo va detto, per adesso è una startup innovativa, noi partiamo con dei debiti, no? non con dei ricavi, quindi il business speriamo che lo diventi nel più breve tempo possibile, ma insomma per adesso c'è il rischio di impresa, non c'è ancora un business. La cosa che mi inorgoglisce di più è stata quella di riuscire a mettere a sistema diverse competenze di alto livello del territorio, accademiche, industriali e altre, insomma, cioè l'incubatore di AlmaCube. Quindi mettere a sistema tutta una serie di competenze che sono andate a convergenza per costruire questa nuova esperienza, questo nuovo soggetto. Perché mi inorgoglisce? Perché io credo in un modello di startup innovativa che non è il modello che viene narrato abitualmente, cioè quello della Silicon Valley californiana. Il modello della startup californiana all'americana è un modello dello startup perché ha l'idea geniale, va a presentarlo in uno speech di 3 minuti, con particolari doti comunicative, ottiene un finanziamento di 5 milioni di dollari sull'unghia, sulla fiducia, e da lì si gioca la sua scommessa. Se non ce la fa, fallisce, ottiene la medaglia al valore, perché il fallimento negli Stati Uniti su un progetto innovativo è una medaglia al valore, e ricomincia con la prossima idea. In Italia non è così. In Italia l'accesso al credito per una startup innovativa, soprattutto se si parla di un progetto industriale come quello di V-Plus, non è affatto facile, nessuno ti dà un soldo sulla fiducia. Gli incubatori molto spesso ti prestano servizi che sono effettivamente più molto utili, però te li valorizzano in qualche modo e si aspettano un ritorno in un certo tempo, ma soprattutto la cosa più drammatica, in un certo senso, la soglia più difficile è che il fallimento in Italia è vista come una pietra tombale, non è affatto una medaglia al valore, quindi la seconda volta non c'è, no? Molto spesso. Quindi l'ecosistema invece italiano, secondo me, è adatto al modello che abbiamo messo in piedi, e cioè l'Accademia porta il progetto fino a un certo livello, lo presenta, lo propone, e un privato un pochino illuminato che ci vuole provare interviene, lo adotta, mette il capitale, mette le competenze che diciamo industriali che gli start-upper, che i ricercatori non possono avere, banalmente servizi amministrativi, servizi logistica, servizi, le officine produttive, gli uffici commerciali, cioè tutto ciò che non è core, no? Non è la competenza chiave, ma sono competenze vitali, no? E quindi questo è quello che abbiamo cercato di costruire, quello che stiamo tuttora costruendo, perché la società di fatto è nata un mese fa, è stata costituita un mese fa, quindi siamo proprio freschi, ci stiamo organizzando. Ultima cosa, l'abbiamo voluta costituire come società benefit. Quindi anche questo è una cosa di cui vado particolarmente orgoglioso, le società benefit. L'Italia è stato il primo Stato nell'Unione Europea ad aver adottato ad avere, come dire, tradotto e importato il modello delle B Corp americane. Devo dire che l'Emilia-Romagna, tra l'altro, è piuttosto avanti in questo senso come regione, ce ne sono già diverse di società benefit, e anche qui... cosa vuol dire società benefit? Società benefit non vuol dire no profit, è una società assolutamente profit, ma significa che
come dire, la società deve darsi un obiettivo di sostenibilità. Poi la sostenibilità in un va concepita in un senso ampio, non necessaria. La nostra è una sostenibilità di tipo ambientale, ovviamente, perché il processo è un processo che si rivolge, rientra nell'ottica dell'economia circolare, cioè prendi un rifiuto, lo tratti e lo rigeneri, lo rinnovi, gli ridai vita. Ma anche la sostenibilità sociale di cui parlava Christian è un elemento, e anche quella economica. Assolutamente, sostenibilità, cioè la società benefit, ogni società benefit definisce il proprio obiettivo di sostenibilità. Una cooperativa sociale non avrà un obiettivo di risparmio energetico, avrà un obiettivo di... Poi noi ci stiamo anche dando questi obiettivi, li abbiamo inseriti a statuto, il bene dei propri dipendenti, la valorizzazione delle competenze delle persone che compongono l'impresa, perché, e qui veramente mi taccio, il vero valore di B+ non è il ferro o la vasca o il serbatoio dell'impianto pilota, ma sono le competenze a cui Christian Torri prima accennava, cresciute anche a forza di errori nella testa, il know-how nella testa delle persone chiave che sono poi state assunte all'interno della società. Grazie Davide, io lo dico sempre quando sento parlare di questo progetto, che per me è un esempio veramente bellissimo di come anche il sistema che c'è intorno ha favorito delle idee brillanti e degli elementi brillanti, però diciamo in un contesto che ha potuto farlo crescere. Il grande merito di Christian è sempre quello di fare la sua ricerca guardando anche fuori dalla ricerca, perché questo Christian l'ha sempre fatto e non è sempre così, e quindi anche questo, tu parlavi prima anche degli obiettivi di sostenibilità sociale anche per i paesi dove questa plastica non c'è, ma tra l'altro sempre parlando di bioplastiche c'è anche questo grandissimo fabbisogno, tutte le imprese stanno cercando di imparare a utilizzare le bioplastiche, e quello che io sento a tutti i convegni su questa cosa è che i produttori, i ricercatori dicono che non ci sono, che non ce n'è abbastanza, cioè che c'è un bilancio di massa sproporzionato tra il fabbisogno e la produzione. Quindi avere un processo... Sì, scusa Davide, dimmi. No, assolutamente, sarà così anche per molto tempo, devo dire. Così per molto tempo, però un processo così, così virtuoso è veramente nato anche con un bel percorso, quello che parlavamo prima, cioè del finanziamento nato, di come l'idea si è sviluppata ed è riuscita a trovare sempre il giusto supporto, no? Di quantità di soldi, di tipologia di finanziamento, del finanziamento che ti sprona e che ti porta anche, arrivato a questo grado di maturità del progetto, ad essere in grado di dialogare con un'impresa che ti adotta. Per me questo è un percorso che non è così banale, che non, sicuramente non è così frequente, che può essere solo veramente un esempio. Perché io credo che... l'alleanza poi. Scusami Davide. No, assolutamente, ma deve essere così. Io lo racconterò ovunque mi è possibile, perché credo che soprattutto... Ma l'Italia in generale, ma in particolare la regione Emilia-Romagna, che conosco meglio, ha un tessuto, un ecosistema trasversale, cioè di competenze che partono nell'accademia, arrivano nell'impresa privata di eccellenza, che possono essere messe in rete e se messe in rete costruiscono un valore aggiunto enorme. Ovviamente questo per chi fa il mio mestiere è una soddisfazione grandissima, infatti io lo cito anche cioè lo cito sempre il progetto, perché per me è veramente un grande esempio. Allora, 18:30 e siamo agli ultimi minuti, insomma diamo spazio alle domande, se i nostri partecipanti vogliono chiedere, hanno delle curiosità da porre ai nostri ospiti, potete usare la chat.
Io vi ringrazio tutti per aver aderito a questa nostra iniziativa e ringrazio Manuela per aver accettato di partecipare insomma, a questo nostro progetto con Antonella e Davide e Christian per aver partecipato, di aver accettato la proposta di raccontare un progetto di ricerca industriale in un modo non tecnico o inusuale, insomma come siete abituati a fare più in campo scientifico. Questo è importante per riuscire a mantenere anche per noi quell'approccio di divulgazione, quindi mantenere un ecosistema che sia cosciente di quello che il territorio e le menti del territorio possono fare se trovano il contesto giusto per poter continuare a lavorare, a creare le relazioni che tornano ad essere il centro di come i modelli di business poi si evolvono, quindi a seconda delle relazioni in cui mettiamo la produzione, il cliente e quindi l'impresa possano generare valore a seconda di come vengano poi valorizzate e modificate. Insomma, le relazioni sono la base il motore dell'innovazione. Lo sono nei modelli di business, lo sono nei progetti di ricerca e quindi un po' il lavoro che cerchiamo di fare Antonella più del lato Tecnopolo, che è la nostra referente del Tecnopolo, io sono più lato cultura e innovazione all'interno del laboratorio aperto e cercare poi di fare questo mix tra questi due ambiti e a favorire un incontro tra menti, competenze e creare relazioni che possono generare nuove opportunità di incontro e di sviluppo di idee, di progetti. Io vedo che non ci sono domande, ma solo tanti complimenti. Ringraziamenti. Io vorrei ricordare il 17 marzo il prossimo evento, che è Ripensare la supply chain e packaging per coltivare una nuova visione ecosostenibile, sarà dalle 17 alle 18. Abbiamo anticipato di mezz'ora, quindi dalle 5 alle 6 rispetto a quello di oggi. Se non avete nulla da aggiungere, io saluterei il nostro pubblico, ringrazio ancora i nostri ospiti per essere stati con noi. Io spero di rivedervi a non appena sarà possibile un incontro fisico che stiamo sognando per ora, perché non, rispetto ai colori regionali purtroppo non possiamo fare previsioni, ma sicuramente alla fine di tutto coglieremo l'occasione per organizzare un evento e conoscerci tutti personalmente. È stato un piacere. Grazie mille a tutti. E una buona serata. Grazie, buona serata a voi. Ciao, buona serata. Buona serata.